Ciao raga! Allora, questo è un video senza video perché il mio telefono fa i capricci e non posso più registrare niente e non mi posso permettere una videocamera. Quindi questo vi accontentate del mio vocione con le immagini che scorrono. Comunque, questa è una roba molto molto breve perché? Perché sono qui per annunciarvi del fatto che io e la buona cara vecchia Kumishire, di cui vi ho già parlato più volte, abbiamo partecipato insieme a un concorso belga, o meglio franco-belga, di fumetti, il Prix Raymond Leblanc, indetto dall'associazione Leblanc, appunto, che è un'associazione più belga che francese, credo, dove, visto che amano i fumetti, sono in contatto con tantissime case editrici, e soprattutto visto che il mercato editoriale, il mercato editoriale sia francese che belga, e soprattutto quando combinati, funzionano molto meglio di quello italiano, infatti è senza scherzarci sopra, è il miglior mercato del fumetto europeo che esista. Hanno indetto questo concorso tempo e tempo fa, dove in palio ci sono A, un botto di soldi e B, un contratto di pubblicazione con una possibile grossa casa editrice francese, nel senso che a partecipare, a fare da giudici, ci sono 8 persone provenienti da 8 case editrici diverse, più uno o due persone proprio dell'associazione, che valutano i progetti che arrivano e poi de determineranno il vincitore. Ci sarà un solo progetto che vincerà, però credo che per il top i primi 5 o i primi 10 comunque saranno molto presi in considerazione anche dalle case editrici, anche se non vinceranno il premio finale, che appunto sono una sberla di soldi. E perché sto facendo questo video? Non solo per dirvi che ho partecipato, ma perché, sorpresona, il progetto a cui io e Kumi abbiamo lavorato in questo momento è stato pubblicato sulla pagina Instagram, o perlomeno sulla pagina Instagram del Prix Raymond Leblanc trovate la copertina, 5 tavole consecutive e poi nuovamente la copertina. Perché la pagina Instagram del Prix Raymond Leblanc pubblica tutti i progetti lì? Perché considereranno come influenti per la loro decisione finale anche il gradimento del pubblico e di conseguenza pubblicano sulla loro pagina tutte le prime 5 tavole di ogni progetto in modo tale che la gente scorre, mette like e poi vedranno quello che è piaciuto di più e questo potrebbe più o meno influire sul risultato finale. Ed è qui che entrate in gioco voi, raga. Il grande favorone che vi chiedo è: andate in descrizione dove ci sarà il link alla pagina Instagram del Prix Raymond Leblanc e possibilmente, se riesco, vi metto proprio il link che conduce al progetto nostro. Se voleste andare lì, mettere un like e lasciare un commento, ve ne saremmo veramente grati. Ovviamente, raga, però, this comes without saying. Fatelo se il progetto vi convince, cioè non vi sto dicendo fatelo a prescindere. Date un'occhiata alle tavole, considerate che appunto è un progetto a cui sia io che lei ci abbiamo investito un sacco e ci continueremo a investire un sacco. Beh, è logico pensare che ci terremmo particolarmente tanto al fatto che venga pubblicato, quindi ci affidiamo a voi. Fondamentalmente voi andate sulla pagina Instagram e se vi convince, appunto, lasciateci un like, sfogliatevi anche gli altri progetti, non vi dico di no. Fantasy ambientato nel Giappone feudale, che è Campo di Kumi, come ben conoscete se vi siete letti il suo Kitsune Toneko e il suo Yukidama, e campo mio a livello di studi e di interessi personali, come ben sapete. Questo video è solo per fare questo annuncino, andate in descrizione. Dai, 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 noi ci speriamo un sacco e se vi convincerà abbastanza da farvi lasciare questo like, boh, vi dedichiamo di tutto cuore con i nostri spiriti questo fumetto qui, mai riuscissimo a pubblicarlo grazie a questo concorso, ci speriamo un botto. E anche se non vincessimo alla fine, comunque lo spammeremo a destra e manca perché ci crediamo un sacco. Quindi in ogni caso, vi prego, augurateci buona fortuna. A presto, raga, grazie mille, ciao!